Ben ritrovati, miei cari amici. Molti di voi mi hanno chiesto come preparare il dulce de leche, significa dolce di latte. È un dolce tipico argentino, ma viene consumato in tutto il mondo. È molto versatile, può essere consumato sui biscotti secchi, col gelato, nelle torte, cheesecake, cupcake, muffin e così via. Quest'oggi voglio proporvi la mia ricetta super rapida e senza eccessivi sforzi. Questa ricetta è la più facile che ci sia. Il risultato finale è delizioso. E ora cosa aspettate? Venite con me in cucina, lo prepariamo insieme! Per questa ricetta mi serviranno 2 lattine di latte intero concentrato zuccherato. Ho riempito una pentola capiente a bordi alti con acqua fredda. Metto dentro le 2 lattine ancora chiuse. Le lattine devono essere immerse completamente da un bel po' d'acqua. Metto la pentola sul fuoco e lascio bollire per circa 2 ore, avendo pure a questo tempo di controllare che le lattine siano sempre immerse. Aggiungere eventualmente altra acqua. Trascorse le 2 ore, rimuovo le lattine dalla pentola e lascio raffreddare. Ora che sono fredde, apro. Che buon profumino! Guardate che bontà! Può essere conservato in un barattolo di vetro per almeno 2 settimane, sempre se avanza. Naturalmente in frigo. Se vi sembra un po' denso, potrete scaldarlo leggermente. A presto!